mi si vede, l'importante è che si veda lui. Che poi non è così importante. Perché. Esatto. L'importante è che si senta. Siamo qua, io sono Carlo, lui è Gianluca. Giso. Siamo vecchi. Abbastanza. Però, il bello è il riuscire ancora, oggigiorno, alla nostra veneranda età, a sviluppare una nobile arte. Assolutamente, beh, comunque ce n'è di più vecchi di noi. Che è quella dello far schifo, del far schifo. Beh, quella c'è sempre riuscita discretamente. Bene, sì, cioè, chi è che c'è di più vecchio di noi oltre sto cazzo? Scusa. Vabbè, ce n'è un sacco, vabbè, ma anche, cioè, Cin cin. Tra l'altro beviamo un grappino perché abbiamo appena mangiato e dobbiamo digerire. E vabbè, io sono del 78, vabbè, ma la gente lo sa, comunque tanti... Lo pigli in culo e grigli un botto? No, vabbè, non sono lì, no, però ok. No, scherzo. No. Era così per scherzare. Però siamo qua per parlare del tuo nuovo lavoro, In Free Download. Esatto. Che è La Nobile Arte. La Nobile Arte, album vero e proprio, non è un mixtape. È stata una scelta di farlo. Beh, chi l'ha sentito e chi lo ascolterà capirà che è davvero, davvero crudo e difficilmente proponibile a un'etichetta. Ecco, nel senso, anche se col disco prima sono uscito per Carosello e il general manager di Carosello mi ha detto portami a sentire. Non me la sono proprio sentita io, perché è veramente a tratti veramente crudo e ci sono delle cose che sono veramente un po' oltre, però mi è uscito così il disco e io ne sono fierissimo. Perché dici che è crudo, scusa? Non hai sentito le cose che dico. Ma dimmi, senso... dimmi secondo te quella è una frase cruda. Vabbè, tipo... Metti un po' più avanti così ti si vede. Tipo, non so, e tu bambina che mi chiami amore senza sosta, se morissi tempo un'ora avresti un cazzo in bocca. No, vabbè, che poi... No, ma volevo fartene dire. Che poi è la realtà che penso spesso, cioè nel senso... mi andava proprio di dirle così, le cose senza filtri, con certi tipi di beat. Beh, io non sono mai stato un allegrone, non ho mai avuto i pezzi party, neanche nei dischi precedenti. Vero. Questo è particolarmente crudo, è uscito così, non è che ho detto lo faccio così, è uscito così perché probabilmente nel periodo in cui l'ho scritto ero messo così. E quindi, bene, io ne sono fierissimo, vada come vada, succeda quel che succeda. Stasera sono qua a suonare, vuol dire che qualcuno mi chiama ed è già una bella cosa. Che tipo dice una frase che è tipo, io piango ma nessuno mi vede, ma quando piango tiro fuori le cose migliori. No, dico... Sì, scusa, poi io sai... Blocco Records... È il mio gioiello, in questo oceano di fango, certo che ho pianto, ma nessuno mi ha visto, e dopo che ho pianto è nato il meglio che ho scritto. Vabbè. Esatto, minchia, mi è anche venuto in mente. Tanto le devo fare, stasera la seconda volta che li suono cappellerò tutto, vabbè, ma questo è un altro discorso. Viva la cappella di Giso, questo è un altro discorso. Però sì, nel senso, è un po' vera questa cosa, che la sofferenza, i problemi... poi si trasformano in positivo se si parla di scrittura, almeno nel mio caso, e poi magari c'è uno che più è contento più scrive bene. Dico, nel mio caso il modo di esorcizzare certe robe è scrivere, spesso quando in momenti veramente bui scrivo le cose che per me sono migliori, non è detto che siano migliori per chi le ascolta, nel senso, certo. Poi ognuno, però sì, il disco è nato in un periodo non felicissimo, si sente chiaramente, ma non è che è preso male, nel senso, ci sono anche delle belle cartelle, delle belle robe ignoranti. Però in generale, ecco, non è sicuramente un disco party da pompare sul Ciringuito ad agosto a Riccione, ecco. Con la pancia all'aria. Esatto. Spalmati un po' in avanti, spalmati un po'. Mi spalmo. Spalmati. E niente, questo spalmati è questo. Come sono messo io, proprio. Ah, così. Così ti si vede. Che, sì, vabbè. Perché sennò non ti si vede. Vabbè, ma... La gente, le fans ti vogliono tu dici, ma non so mica. Per chi fai musica oltre sto cazzo? Faccio musica, beh, per me innanzitutto, per la mia gente... Che lo dice anche nel pezzo iniziale. Assolutamente. Però ci piace ribadirlo, lo so. Assolutamente. Per la mia gente. E poi guarda, ti dico la verità, ma io anche. Io non è che mi considero un artista underground, cioè proprio sono i numeri che lo dicono, quindi nel senso. E anzi, anche nell'underground c'è chi ha numeri molto più grossi dei miei, ecco, e non me ne vergogno, è una cosa. Però io, ecco, parlavo prima con Tel Aviv a cena che. Io veramente ogni giorno. Ma siete andati a mangiare? Al giapponese. Oh, ma vai a cagarmi, che al giappo spacca ogni tanto. C'è ancora la grappa, quindi cosa vuoi di più? E cosa volevo dire? Io guarda, mi guardo allo specchio tutti i giorni e veramente non ho mai cambiato. E chi lo sa, magari anche con le collaborazioni che ho, l'etichetta con Emi, tipo un esempio che posso fare è che non ho mai fatto un video con Emiliano, e non che non possa farlo. Però io faccio le mie cose, lui fa le sue, per me lui è il rapper numero uno, e questo lo dico tutte le volte. Sei perché un po' di parte, Vabbè, per me, posso, sai, Carlo, sai che non ho mai detto stronzate, nel senso, per me lui, tecnicamente, avendo 25 anni, può ancora crescere, e per me lui, proprio tutte le volte che lo sento rappare, dico, zio cane, come rap.
e questo per me vale la pena. Però non so, per dirti, avrei potuto fare dei video con lui, in ogni disco un pezzo con lui, però tanto poi lo so che poi cosa faccio, 300.000 views perché comunque guardano lui, ma è perché è giusto così, e preferisco di no, preferisco fare le mie robe, fare il mio video. Guarda, è uscito da una settimana, non ho neanche 3.000 visualizzazioni, ma lo dico proprio così, e vaffanculo. Però il pezzo mi piace, il pezzo è bello crudo e... con Duke Montana, esatto, esatto, che fa il ritornello. Questa famiglia con Duke Montana, ma è nata che ci siamo beccati, perché ricordiamo che tu sei un capocchia di Block. Sì, sì, sono uno dei fondatori, uno che dà una mano a far tutto, che segue magari i ragazzi più giovani, fa questo tipo di cose oltre a fare la mia musica. E no, con lui ci siamo beccati diverse volte. Sick Luke è entrato all'inizio lui in Blocco Records, poi parlando, allora Duke Montana è una persona con una cultura musicale, io penso di averne parecchie, nel senso sono 21 anni che ho ascoltato sta roba, e parlare con lui di rap ti cita dei dischi, ti fa delle robe che anch'io faccio fatica a collocare, a sentire. No, è uno con due palle così, con una cultura musicale della Madonna, ha un'attitudine, ecco, se c'è uno, tanti parlano di strada, ecco, lui, visto il suo passato, visto le cose, se c'è uno che può parlare di strada è lui, e quindi per me è un fratello, e sono contentissimo del pezzo che abbiamo fatto, che è molto sentito. Sicuramente è un pezzo strano per farci un video, perché uno pensa ai singoli. Poi di esordio. Esatto, però... il primo estratto è sempre quello che un attimo dà l'impronta generale del disco. Però in realtà ci sono anche robe un po' più leggere, un po' più cazzare, ecco, di quello, però... il pezzo mi piaceva molto, il ritornello è strafigo, mi è piaciuto così, e tanto, cioè, o faccio 2.000-3.000 visualizzazioni una settimana, nell'ipotesi migliore, se faccio un altro pezzo ne faccio 10.000, cioè sono sempre povero uguale, sono sempre stronzo uguale. Non sei ricco dentro. Ma no, ma guarda, io sono, ma non sono ricco, non sono meglio di altri, sono a posto con me stesso. Con parlaci un po' di questa nobile arte, un po' il percorso che ti ha portato a farlo, quanto tempo ci hai messo a registrarlo, la scelta delle produzioni, dei featuring, e porca puttana... Allora, perché hai scelto di tornare nel pare? Non ho mai smesso, cioè, comunque ho fatto un mixtape a giugno, il disco è uscito a dicembre, quindi non mi sembra che mi sia mai ci fermato. Siamo sì, vabbè, Carlo, tanto non sai niente, lui mi intervista, ma non sai niente. No, vabbè, è vero. No, ma sto scherzando. No, le produzioni, la maggior parte sono dei miei soci di crew, quindi Nuket, Sick Luke, Cheka, adesso sicuramente dimenticherò qualcuno. Poi ho chiesto Zanna che ha fatto due beat, poi ho chiesto di beat a delle persone che conosco, come Giromano di Red Carpet, Tom Beaver di Red Carpet, qui andiamo molto d'accordo. Con Amir stiamo anche cercando di imbastire un bel mixtape Red Carpet e Blocco Records, che speriamo di riuscire a fare un giorno, però l'idea c'è. E scoop, no, beh, che scoop, però proprio un bel mixtape con le basi americane, roba ignorante. E i featuring sono di e Retraz, che non ho citato. Retraz ha fatto due bombe, proprio secondo me. Retraz è bravo. Retraz è bravissimo, sì, tra l'altro super disponibile, super grazie, professionale, gli scrivi la sera, il giorno dopo è già la base. Fossero tutti così, ragazzi, il mondo sarebbe davvero migliore. E i featuring sono quasi tutti della mia crew, se togliamo Dance, rapper americano del collettivo Brooklyn Stick Up, che ho conosciuto grazie a Amy, e ci siamo trovati proprio una sera un po' ciucchi dopo un live di Amy a parlare, e abbiamo scoperto abbiamo scoperto di avere veramente gli stessi gusti, tipo sia io che lui abbiamo citato tipo Beanie Sigel e Styles P tra i nostri 5 rapper preferiti, no? Allora da lì è nato, ci siamo fatti sentire io una cosa mia, lui una cosa sua, e la collaborazione è nata proprio super naturale, ne sono super orgoglioso. E l'altro esterno è Jamil, Voodoo Smoker, e uno dei ragazzi giovani che apprezzo davvero davvero molto, vero, crudo, sputa la sua vita, e mi ha fatto molto piacere questo tipo di collaborazione. Qual è il pezzo che ti ha messo più in crisi? Il pezzo che mi ha messo più in crisi? Una brutta persona. Vabbè, quello si sa, no, come sei. No, beh, perché comunque... Qual è? Perché se lo stai sentire un po'... È un pezzo dove chiedo scusa a un po' di persone, tra cui mia madre, tra cui alcune mie ex, è un po'... ma non è che mi ha messo in crisi scriverlo, mi ha messo in crisi più dopo che l'ho registrato, perché era così, così intimo, che cosa, che ho detto, minchia, ma fai uscire sta roba? Ma sì, falla uscire, tanto. Però nel senso, ma un po' spiazzato la verità, ecco, per me che mi conosco, per la gente che scriverla mi... poi me l'ascolto, esatto, esatto, e l'ho detto a tutti, però vabbè, ci sono un sacco di verità, però, e io dico anche una roba, a 37 anni,
cioè se fai rap e non metti la tua vita, cioè che cazzo è da inventarmi, che faccio, cioè probabilmente ho fatto più robe brutte, più robe di quelli che adesso fanno i disgraziatelli adesso, anzi no, sicuramente, però io ti dico la mia vita e quindi non voglio fare, non voglio passare né per delinquente né per assassino né per, io passo per me col mio bagaglio di esperienze brutte più che belle, però sono io, sono così, se ti piace bene, se non ti piace cazzi tuoi, esatto, ma non morirò. Come a questo punto, come vedi questo hip hop teen idol di oggi? Ma come lo vedo? Io vedo, vabbè, allora, il livello del rap, dei rapper, secondo me, rispetto anche alle prime robe che facevo io, si è alzato, secondo me, cioè la gente è più brava a rappare mediamente, il livello di cultura si è abbassato vorticosamente, è stato così, diciamo. Perché beh, in una strofa del mixtape dico, manco sai che cos'è il Matic, ma è vero, cioè parli con magari un ragazzetto del 95, che magari rappa anche dignitosamente e non sa che cos'è il Matic, non sa cos'è Life After Death. E secondo me non puoi, cioè è come voler scopare senza il cazzo, ecco, che è un po' un problema, nel senso. Io capisco che adesso ci sono altre cose ed è anche giusto che magari i ragazzetti, cioè che ci può stare che non sai il Matic a memoria, però devi sapere che cos'è, devi sapere che pezzi contiene, poi se ti piace ascoltarti, che cazzo ne so, Young Thug, è un problema tuo, mi dispiace, però ci sta anche che tu te lo ascolti, ecco. E ci sta, però ti dico, secondo me manca un po', un bel po' di cultura. E questo nuovo rap dove c'è la cantata? Più che rappata sembra... Ma sai, è un po' trap, dici? Sì, queste cose. Un po' trap. Ma allora, io ti dico che... Che è quella che poi alla fine sta facendo, secondo me, un po' a sviluppare nell'ambiente più pop, tra l'hip hop. Sì, ma... Che permette di essere appunto ascoltato in radio. Ma può essere, ma io ti dico, anche su sta roba della trap, voglio dire due cose. Allora... Anche in Italia e anche in America c'è gente che sta roba a me non fa impazzire, io a casa non me l'ascolto, però c'è gente in Italia che la fa bene sta roba, che la fa molto bene, che con la voce sposa perfettamente il beat, magari non dice delle... non sono grandissimi liricisti, però ci sta da Dio e mica me la metti nel club, me la ballo, oh, giù il cappello, nel senso non è il mio genere ma giù il cappello. Molto spesso la trap invece è usata come scusa per non saper rappare, invece, nel senso che mettono sta base, tanto basta fare sono qui, non lo so, ripeti 3-4 robe, allora no, in quel caso lì è veramente una scusa per non saper rappare. Chi la fa bene, ti dico, come tutte le robe, non è il mio genere, ma se la fai bene giù il cappello e continua a farla e se riempi i posti sono contento per te. Cosa si ascolta Giso in intimità? Allora, i tre dischi che ho in macchina adesso sono il disco di Jadakiss, il disco di R. Kelly che è appena uscito, il disco di Pusha T. PC non 60. Eh? PC non 60. Vabbè, quello mi... quello, e vado, anche vado l'ultimo. Dove vai? Ma vai a cagare. Slime Flu 5. Ecco, questa è la roba che mi ascolto, ma che non è proprio il mainstream. Vabbè, anche se Jadakiss comunque i suoi numeri li fa. Dove l'hai registrato la Nobile Arte? Allora, il disco è stato registrato tutto da Tel Aviv. All'Habitat Studio. Mixato, premixato da Tel Aviv, poi masterizzato, editato e masterizzato da Marco Zangirolami al Nine Studio. Che bomba! Siamo arrivati alle domande di routine dell'anno. Angolo Marzulliano, fatti una domanda e datti una risposta, su che non ci sbatta. Fatti una domanda, che cazzo di domanda puoi fare? Perché devi ascoltare il mio disco? Perché non ci sono cazzate? Ecco, nel senso, anche i pezzi party dove svacchi, dice che facciamo festa, che facciamo schifo. Chi ha fatto un... Carletto può essere testimone, un paio di feste assieme le abbiamo fatte. Non c'ero. Quindi, nel senso, dai pezzi, da quei 3-4 pezzi un po' troiata, un po' senza concetto che ci sono, a quelli più veri, è la mia vita. Nel bene o nel male, può piacere o non può piacere, però ecco, è sicuramente vero. Non c'è niente che non sia vero. Angolo della sciampista, sgossipa. No, cazzo devo sgossipare. Che cazzo? Te la viva il cazzo grossissimo. Penso che non dormirò più stanotte a sto punto. Vabbè, ma i ragazzi interessano. Lo so, però... Un po' di cioè. Non lo so. Cioano. Te l'ho detto. Cioano. Infatti, le gruppi sono tutte sue, però... Cioè, cos'è? ci adeguiamo. Angolo della puttana. Prostituisci la tua nobile arte. Ma guarda, non... Sai che... È proprio un disco pensato così, regalato, che... Ecco, proprio prostituirlo è proprio la parola sbagliata. Perché devono scaricare il tuo disco? Non lo so, perché... Allora... Ogni giorno pesa anche il ditino. Sì, assolutamente. Perché comunque allora i produttori magari non sono
i top, quelli che vedete nei super dischi mainstream, ma se li ho fatto dei nomi che dovreste tutti conoscere se ascoltate rap, sono signori produttori. Sono delle cartelle di produzione. Io credo di aver fatto il mio meglio, nel senso ne sono fierissimo, e tutti i featuring che hanno partecipato, secondo me, hanno straspaccato. Il disco lì è gratis, è anche su YouTube, se non vuoi scaricartelo, ti apri le cazzo di finestrelle, te lo ascolti. Capito, te la ascolti. Ti ascolti, sono diventato romano, no, nel senso. Non mi va a riprostituirlo, ti dico. Ti piace? Te lo sei ascoltato? Te lo sei goduto? Sono felicissimo. L'hai ascoltato? Non è la tua roba? Sono felice uguale, nel senso, va bene così. Dove lo si trova questo disco? Su blockorecords.com. Adesso probabilmente faremo a breve una piccola stampa, ma veramente faremo 200-300 copie massimo. Faremo una maglietta, le mettiamo tutte assieme e chi vuole si compra il pacchetto. Comunque. E dove lo potranno acquistare? Quella, penso sempre scrivendo blockorecords.com. Comunque, quando sarà il momento, se mi seguite su Facebook, Twitter, eccetera, sicuramente ve lo dirò. Esatto, dove ti si può seguire? Su Facebook, Twitter, Instagram? Allora, Giso Blockorex su Twitter e Instagram, tutto attaccato, e Giso Blockorecords su Facebook. Va bene, vuoi aggiungere qualcos'altro? Io voglio ringraziare Carletto, tutto lo staff di Ano, che ormai sono 100.000 anni che ci conosciamo. Mi fa sempre piacere dire due stronzate, che poi in realtà stronzate non sono, perché è la mia vita. E parlare della mia roba mi fa sempre piacere, perché comunque bisogna anche guardarsi allo specchio. I canali che ho per parlare della mia roba sicuramente non ne parlo al TG5, ecco. Quindi. Ma tutta questa attenzione che i media stanno dando all'hip Ma ci hop, da sta! esterno, tu come la vedi? Ma io ci sta, ma guarda. Che magari sembra, magari nelle robe che dico, che io possa sembrare hater di chi viene. Anzi, ti dico una roba, ma comunque l'ho detta anche questa nel mixtape. Secondo me, realmente, alcuni dei rapper più bravi sono tutti nel mainstream. Club Dogo, Marracash, Emi, Zio Cane. Cioè, sono rapper della Madonna e sono tutti nel mainstream. Quindi io non ho alcun problema contro. Cioè, se le luci della ribalta vanno su questo tipo di artisti, è una festa per il rap. È davvero una festa. Poi, vabbè. Ce ne sono anche altri che magari non mi piacciono così tanto e non sono così bravi. Però secondo me se le luci della ribalta vanno su questo tipo di artisti, cazzo, è solo una figata. Un emergente che consiglieresti agli ascoltatori, esclusi Lazza e Shine ovviamente. Jamil, mi piace molto Anche perché. Jamil non è neanche tanto emergente ormai. Vabbè, ma è giovane anche lui, mi sembra un 91. Sì, vabbè, però è abbastanza acclamato, Sì, cioè conosciuto. beh, guarda, più giovani. Non saprei dirti. Uno che secondo te conoscono in pochi e conosci, magari conoscete voi? Benin, mi è caduto l'accento genovese. Belline, mi cogli un po' impreparato, sai? Perché ce n'è sicuramente. Però non. Boh, no. Vabbè. Ti dico Jamil, il mio rapper. Tolti gli artisti di Blocco Records, il mio rapper giovane preferito è Jamil, Va sicuramente. bene, vuoi aggiungere qualcos'altro? Niente, saluto tutti. Se volete andate a scaricare il disco. Se vi piace scrivetemi bella, mi è piaciuto. Anzi, più che scrivermi bella che mi è piaciuto, che in realtà mi interessa relativamente. Se vedete che posto una roba che suona vicino a casa vostra, venite ad alzare le mani, a berne una con me, con Carlo e. Supportate Giso, supportate Blocco Records e supportate l'Ano. Ragazzi, il disco è in free download, non fatevi pesare il ditino, perché intanto ormai non cancellatelo subito, ascoltatevelo, giudicatelo, poi insultatelo pure sui social, che intanto lui è Io contento. giro a Carletto poi, quindi Porca non c'è troia. mica problema. Bentornati alle interviste integrali. Ciao! Ciao! Ciao!